Grazie ad Andrea Impera, che ci ha spiegato anche qualche punto della piattaforma della consulta rivoluzionaria. Man mano con gli interventi capiremo sempre meglio in cosa consiste la piattaforma. Intanto vi volevo dire che chi non è qui può seguire in diretta la manifestazione, l'assemblea, sulla pagina Facebook del Presidio di Piazzale Trento. E poi andiamo avanti con gli interventi. Oggi i lavoratori sono accompagnati anche dagli indipendentisti. Gavino Sale per IRS. Salute. Se salite su questo palco vi tremano le ginocchia, che accade una marea esente che non fini più giù. Impensabile. Ma la bellezza di questa questione è da cui lanciamo un saluto a tutti quelli che non sono potuti venire e che iangana ad essere in nove con tutto il loro cuore, ma purtroppo non hanno i 20 euro per venire in nove a raccontare le loro storie. E quindi un abbraccio profondo a tutti quelli che dovevano venire qui e non sono potuti venire. E sono decine e decine di migliaia. Ma un altro saluto a tutte quelle donne che piangono di nascosto la notte per non far vedere ai loro figli il disagio. Con grande dignità, anche se per decenni hanno cercato di rubarcela. Un abbraccio a tutte quelle donne coraggiose. Qui si è fatto un salto di grande qualità. Scusate, non sento niente. Scusate un attimino, scusa. Qui abbiamo fatto un grande salto di qualità e salutare il sacro fuoco della protesta è doveroso, ma il salto che ha fatto la consulta rivoluzionaria è che abbiamo una proposta di governo chiara, chiarissima, soluzionante. Questa che campeggia in questo palco, questa parola sovranità è una parola magica, perché unisce e allo stesso tempo separa. Da chi separa? Oggi ci sono due forze in Sardegna che si stanno confrontando, non dico scontrando, non mi viagate, confrontando: le forze della restaurazione, le forze della conservazione, che vogliono mantenere lo status quo, chi lo vuole mantenere in perenne sudditanza, che si sforzano per farci continuare a capire, ad accettare un processo di sottomissione e non che ne mantenne goi in miseria, in povertà, senza nessuna traiettoria di senso, persi all'interno di un ergastolo trasparente che questi avidi vampiri della politica ci hanno costruito. Noi siamo qui per lacerare l'ergastolo trasparente e invivibile. Di fronte a questo ci sono le forze della emancipazione, della liberazione di tutti quelli che vogliono riprendersi l'anima e la dignità, che avuto è modo di vivere, è un modo indegno, e noi uomini e donne di Sardegna non meritiamo questo mai. Thank you.
Non è sufficiente dire che siamo tutti sardos. No, questa parola sta dividendo in una scelta fondamentale. La parola sovranità è un passaggio graduale, tranquillo, non violento, che ci fa uscire dalle sabbie mobili di questa autonomia morta. Caga, non lo preguntano, ma senza l'Italia cosa facciamo? Noi gli ribaltiamo la domanda e poi dite, stando sotto il tallone dell'Italia, in che condizioni siamo? Rispondete a questa domanda! Un salto che non è basato sulla quantità di forze, no è cussu, è sulla qualità dell'intelligenza che noi gli batteremo, che noi siamo su un progetto politico soluzionante, definitivamente. Quando noi parliamo di sovralimentare, che rendere che si importiamo su 80%, di agroalimentare, milioni e milioni di euro, decine di migliaia di posti di lavoro, da quel punto di vista è un dramma. Dall'altro punto di vista di sovranità, carenare che non è una miniera d'oro, che abbiamo il mercato interno libero, pronto a prendercelo con i nostri prodotti, produrre, arricchirci e stare sereno. Sovranità alimentare, sovranità fiscale, per decenni abbiamo regalato le nostre tasse allo Stato italiano, hanno accumulato ricchezza e quei 10 miliardi non vogliono cedere una lira, non l'hanno furato, per cui dovete restituirci tutto quello che ci avete rubato subito, immediatamente. Noi abbiamo deciso che non è più sufficiente il ruolo internazionale della Sardegna. Non è sufficiente essere la piattaforma, il mondezzaio d'Italia, dove scorie, basi militari ci massacrano, arricchini a Issoso con un fiume di denaro. E a noi ci mortificano, ci fanno morire. Noi abbiamo necessità di una nuova soggettività internazionale mediterranea. C'è il Nord Africa che sta aspettando l'intervento della Sardegna. Questa cosa è utile anche all'Europa, dove noi saremo la piattaforma. Abol immaginadese, il centro del Mediterraneo, con una piattaforma a fiscalità di vantaggio. Caguto San Inventigadu, che siamo un'isola, non siamo collegati al continente europeo. Produrre in Sardegna costa dal 15 al 20% in più, ma si sa da 40 anni questa cosa. Ma i signori della politica di Roma danno ordini e i signori della politica regionale li eseguono umilmente. Quelle pale eoliche sono il simbolo e quegli ettari di pannelli solari sono il simbolo del saccheggio. 1 miliardo producono le energie alternative e noi siamo in favore alle energie alternative, ma di quel miliardo rimane 0,6. Per darvi una misura, la Tirrenia costa 380 miseri milioni, 4 mesi di paleolico, ma questi signori gliel'hanno regalata, ci sono i timbri, le autorizzazioni ufficiali ad autorizzare il saccheggio e la rapina. Noi diciamo basta, è tempo di invertire la tendenza. Immaginatevi
se quel miliardo, invece di regalarlo alle multinazionali del vento, una legge nostra, sarda, lo distribuisce sui tetti delle aziende agricole, sulle imprese artigiane, sulle imprese commerciali, che intubizza, sessantamizza in base ai metri quadri. Invece no, concentrati nella rapina e nell'impoverimento dell'isola. Noi bloccheremo questo e produrremo ricchezza.